Siamo con il capitano della River Pieve, oggi assente, non ha potuto dare una mano ai suoi compagni e ha sofferto, diciamo, fuori dal campo. Sì, è stata una partita giocata a ritmi altissimi e purtroppo ci sono stati gli episodi a sfavore degli episodi perché hanno dei giocatori importanti. Poi dopo l'1-0 ci siamo rimessi a cercare di rattoppare il risultato con due belle azioni, siamo andati due volte a tu per tu col portiere con Morelli che ci può stare, che ha calciato fuori, e poi siamo rimasti in 10, questo ci ha tagliato un po' le gambe, ma non abbiamo mollato perché abbiamo continuato a cercare il gol, a giocare in avanti, e purtroppo a volte loro con questo buffa hanno ritrovato il secondo gol e ci ha un po' tagliato le gambe. Tra l'altro però dopo il secondo gol voi avete, secondo me, espresso la pressione più alta. Sì, abbiamo espresso la pressione più alta, forse anche loro sono abbassati, sono messi dietro a difendere il risultato. E non è stato facile assolutamente trovare un gol che magari avrebbe riaperto la partita. Vittoria meritata, anche decisa sugli episodi. Io, parlando con il vostro mister, ho detto che anche quest'anno state facendo un campionato eccezionale come quello dell'anno scorso. Lui ovviamente si è schernito, ha detto che pensa alla salvezza. Però, insomma, secondo me è giusto che parli così, però direi che la vostra squadra, anche con la vittoria di domenica scorsa con la precedente capolista, ha dimostrato che anche quest'anno può dire la sua ed arrivare in fondo, non so magari se arrivare ai play-off come lo scorso anno, però insomma arrivare in fondo molto bene. Certo, noi il primo pensiero certamente la salvezza, la nostra realtà ci chiede questo. Però noi abbiamo giocatori per far bene in eccellenza ed è un campionato difficile perché tutte le squadre possono vincere e perdere con chiunque. Noi giochiamo partita dopo partita per portare a casa 3 punti. Poi chiaramente si è messo la classifica come ad oggi si è messa bene e proviamo a fare il miglior campionato possibile per questa società. Un confronto tra la ex capolista Guaiopelli e Massese, che l'avete incontrata in otto giorni, quindi insomma sei uno dei più adatti a fare questo tipo di raffronto. Non è vero, perché abbiamo affrontato la Guaiopelli a Fucecchio in un campo era abbastanza quasi pesante, impraticabile, quindi i valori si sono un pochino azzerati, diciamo. Noi abbiamo contro la Guaiopelli abbiamo fatto una partita di grande sacrificio, di grande lotta, di grande cuore, e è uscito fuori l'1-0 anche meritato, però a livello tecnico si è visto poco l'altra domenica, mentre oggi ho potuto vedere la Massese. Secondo me è una buona squadra che era partita con qualche defezione, poi ha drizzato un po' il tiro anche con l'arrivo di Buffa, che ha fatto 8-5 partite, che puoi dire. Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie mille.